Cari amici della Biblioteca Comunale di Marcaria, per la rubrica Piccole perle locali riprendiamo con la seconda parte del racconto circa la donazione matildica dal titolo Gabbiana, un aneddoto della contessa Matilde. La volta scorsa ci eravamo lasciati sulla porta del palazzo di Matilde, nel castello di Campitello, nel momento in cui, salutate dal suono di una campana, arrivano sulla scena le monache di San Paolo provenienti da Parma. È l'anno del Signore 1107, il giorno è giovedì 24 gennaio. Certo Matilde non aveva scelto quel giorno per caso. Il 24 gennaio non era un giorno qualsiasi, almeno per le suore. Era ed è tuttora la vigilia della conversione di San Paolo, solennità che l'indomani sarebbe stato ampiamente festeggiato da quel monastero che portava il nome del convertito sulla via di Damasco. Siamo all'interno del palazzo di Matilde, nella sala grande del castello di Campitello. A consesso riunito, entra Dorotea, la badessa del convento benedettino di San Paolo, situato allora appena fuori le mura della città di Parma. Il giudice Giovanni si prostra ai piedi di Matilde, una fantesca gli porta la pergamena da rogare che lui a sua volta consegnerà alla contessa. La donazione. Matilde dispiega la pergamena e a voce alta ne legge il contenuto. Nel nome della Santa e Indivisibile Trinità, 24 gennaio 1107, indizione quinto decima. O quanto è degno e giusto che chiunque timorato di Dio serva i luoghi degni di venerazione e come convenga che questi stessi luoghi siano dorati e arricchiti nei loro beni. Per questo motivo io, Matilde, contessa e duchessa, un tempo figlia di Bonifacio, che pure fu duca e marchese, per la salvezza della mia anima e quella dei miei genitori, dono, consegno e confermo la chiesa di Santa Maria del Bosco con 12 iugeri di terra al monastero di San Paolo Apostolo di Parma, di cui per volere divino è badessa Suor Dorotea. Dono inoltre, e qui si enumerano varie proprietà rurali consistenti in campi ed edifici nel territorio di Castellucchio, alcuni qui ancora rintracciabili e molti altri nella curtis di Campitello. E così prosegue. Inoltre, io, contessa Matilde, prometto che difenderò ogni cosa e se qualcuno oserà sottrarre in toto o in parte tali beni, risarcirò detta chiesa col doppio del loro valore. E tutto sia reso per sempre immutabile dal rito del coltello, della festuca annodata, del guantone, della zolla di terra, del ramo d'albero e della mia partenza da qui. È iniziato così il complesso rituale secondo la legge salica. Entrano in scena gli oggetti simbolici e i gesti che mostrano l'avvenuta cessione di beni dalla contessa alle monache di San Paolo. In primis il coltello, segno del comando, in questo caso ceduto. La festuca annodata, dal dubbio significato, chi la dice una paglia annodata senza spiga, che si lanciava in grembo al beneficiario, in questo caso la badessa Dorotea, chi lo identifica in un bastoncino di legno, con dei segni impressi da usare allo stesso modo quale testimone di un'avvenuta cessione. Il guantone, segno di fedeltà e fiducia reciproca, gesto amichevole come darsi la mano. Il vaso o vasone, zolla di terra portato da un servo, simbolo del suolo donato. Il ramo d'albero portato da un servo, simboleggiante i campi e la selva. Penna e calamaio, gli strumenti del notaio che si innalzeranno alla fine con la pergamena e da ultimo l'atto della partenza dichiarata da Matilde ed io mi sono da qui autoespulsa, sono partita e rendendomi assente allude alla chiara allusione della sua rinuncia di ogni possesso su quanto allenato. Alienato. Al che Matilde firma il documento, si alza e lascia l'assemblea. Il notaio con solennità solleva verso l'alto la pergamena, con penna e calamaio, l'atramentarium, e proclama: il presente contratto
è stato felicemente concluso nel castello di Campitello, alla presenza di Monsignor Ugo Vescovo, come già accennato, Ugo esule da Mantova, poiché la città, al momento filo imperiale, ne rifiuta la presenza. Poi mostra a tutti il monogramma della contessa, trascritto sulla pergamena, recante le parole collocate intorno ad una croce potenziata, Matilda Dei Grazia Sicquid Est, cioè Matilde per grazia di Dio, se conta qualcosa. Questa è la firma della contessa, seguita dalla dichiarazione ho sottoscritto. Infine, per perfezionare il documento, il notaio Giovanni chiama nominativamente i testi, anche a noi ben noti, a convalidare le croci apposte di fianco ai loro nomi perché analfabeti. Conte Alberto da San Bonifacio, Arnaldo da Melegnano, Alberto di Manfredi, Bellenzone da Guastalla, Alberico da Nonantola, Arderico da Campitello. Annota anche la presenza di Sigfrido da Campitello, di Ugo figlio di Raimondo, di Bontempo e Vescovello, aggiungendo l'espressione e molti altri. Firmano Giovanni il giudice palatino, che ha redatto e consegnato il documento, e il giudice Alberto. La donazione è compiuta, l'assemblea è sciolta. All'uscita di Matilde, il popolo festeggia l'avvenimento, improvvisando una danza, mentre gli invitati si accodano per partecipare all'immancabile banchetto. La ripartenza. Campitello, alcuni giorni dopo. È tempo di partire. Matilde, mentre si appresta a montare a cavallo, salutata dai domini, ossia i signori di Campitello, e dalla folla radunata, viene raggiunta da alcuni ecclesiastici che portano una lettera. La contessa si rivolge al conte Alberto. Mio valoroso Alberto, cambio di programmi, ci attendono a Torricella. Ma questa è un'altra storia. Per non lasciarvi nella precarietà dell'incertezza, si tratta degli inviati del vescovo di Verdun provenienti dalla Lorena, oggi regione a nord-est della Francia. Precedono la delegazione dei lorenesi venuti in Italia per ottenere in donazione da Matilde i beni da lei ereditati dalla madre a Stenè e a Mosè, e già promessi da tempo. Nel tratto italiano del viaggio, li scorta Arduino da Palude, comandante in capo delle truppe matildiche. L'incontro avverrà 2 giorni dopo, il 2 febbraio a Torricella, situato appena oltre il Po. Alla stesura del documento presenzieranno anche alcuni testi che già abbiamo conosciuto, ma come anzidetto, ripeto, questa è un'altra storia. Cari amici, arrivederci.